Sono Caterina Pietropaoli del quinto C del Liceo Scientifico Lazzaro Spallanzani. Ho deciso di leggere questa poesia di Joyce Lussu, una scrittrice partigiana, intitolata C'è un paio di scarpette rosse. Questo testo parla di un bambino, dalle scarpette rosse numero 24, che morì nei campi di concentramento come molti altri. E ci fa capire l'atrocità dei nazisti, perché la Shoah è stata anche questo. La morte di bambini e di anziani considerati inutili perché inadatti al lavoro e dunque improduttivi. Leggendo questa poesia, molto forte, mi è venuto un vuoto allo stomaco. Ho provato ribrezzo per coloro che sono stati completamente indifferenti di fronte a vite umane. Ho sentito la paura, la tristezza di questi bambini per ciò che erano costretti a vedere e a vivere ogni giorno. C'è un paio di scarpette rosse. C'è un paio di scarpette rosse, numero 24, quasi nuove. Sulla suola interna si vede ancora la marca di fabbrica, Schulze Monaco. C'è un paio di scarpette rosse, in cima a un mucchio di scarpette infantili a Buchenwald. Più là c'è un mucchio di riccioli biondi, di ciocche nere e castane a Buchenwald. Servivano a far coperte per i soldati. Non si sprecava nulla e i bimbi li spogliavano e li radevano prima di spingerli nelle camere a gas. C'è un paio di scarpette rosse per la domenica a Buchenwald. Erano di un bimbo di 3 anni, forse di 3 anni e mezzo. Chissà di che colore erano gli occhi bruciati nei forni, ma il suo pianto lo possiamo immaginare. Si sa come piangono i bambini. Anche i suoi piedini li possiamo immaginare. Scarpa numero 24 per l'eternità. Perché i piedini dei bambini morti non crescono. C'è un paio di scarpette rosse a Buchenwald, quasi nuove, perché i piedini dei bambini morti non consumano le suole.